Questa è una spoletta di una bomba austriaca. Questo è un pezzo particolare a cui teniamo in particolar modo perché è stato rinvenuto con degli amici nel giugno del 2015, quando siamo andati in cima a quota 2,40 per organizzare una cerimonia a ricordare la famosa battaglia della Podgora. Quando un oggetto ricorda non solo la Grande Guerra, ma cementa il senso di appartenenza a quel corpo militare che rappresenta l'Italia nel mondo. Tutto questo in una spoletta, trovata per caso da un gruppo di ex carabinieri nel luogo dove l'arma combatté duramente contro gli austro-ungarici. Un luogo dove ancora oggi si possono notare i segni di quell'inferno. Dai documenti che abbiamo così un po' recuperato, abbiamo visto che il territorio montano, non esisteva un albero ancora intero, era tutto raso completamente al suolo, quindi se non erano bombe di cannone erano bombe di aerei, però il monte Podgora, no? È stato veramente, veramente distrutto e raso completamente al suolo. Un territorio che giusto un secolo fa ha restituito questo oggetto, muto testimone del massacro degli allora carabinieri reali in quel 6 luglio 1915, fedeli al motto «usi obbedir tacendo e tacendo morir», che il tempo e le guerre tramutarono poi nei secoli fedele. Resti di una spoletta arrugginita che però sanno ancora far riflettere i giovani di ieri e di oggi sulla guerra e soprattutto sul concetto di sopravvivenza. Qui stiamo parlando di morte, stiamo parlando di dolore, stiamo parlando di sacrificio, stiamo parlando di un momento in cui forse il nemico non esisteva, esisteva solo l'esigenza della sopravvivenza, cioè la tua morte significava la mia vita.